Ciao a tutti e bentornati in un nuovo tutorial. Oggi siamo qui con Colette e con Regina. Ciao. Che ci mostrerà come utilizzare alcuni prodotti della nuova collezione Bellezza. Vi lascio al tutorial. Per avvantaggiarmi ho già realizzato la base alla mia modella. Come primissimo step sono andata ad utilizzare un primer opacizzante e l'ho tamponato con le polpastrelle sulla sua zona T. In seguito ho sfruttato il pennello angolato e l'ho utilizzato per applicare il fondotinta sublime. Questo mi aiuta ad ottenere un risultato più naturale e un aspetto più diffuso, quindi un aspetto quasi photoshoppato, mi dà quell'effetto della pelle di porcellana completamente levigata. Ho schiarito leggermente la sua zona degli occhi con il correttore numero 01 la linea Sempre Sublime e poi ho applicato il primer sugli occhi per una lunghissima tenuta delle nostre ombrette che andiamo ad applicare successivamente. Adesso vado a lavorare con le sopracciglia della mia modella. Ha già delle sopracciglia molto belle e molto folte, quindi non voglio togliere questo effetto e creare un look troppo grafico. Per cui vado a prendere un pennellino di precisione con la matita quella più scura, il numero 28, e lo vado proprio letteralmente a sporcare con il prodotto e vado a pettinare le mie sopracciglia direttamente con il pennello. All'inizio del sopracciglio vado semplicemente a sfumare il mio prodotto, quindi non prelevo ulteriore prodotto, ma vado a sfumare quello che rimane sul pennello. E poi li pettino verso l'alto. Ho già applicato appunto il primer per gli occhi e adesso comincio direttamente con il trucco occhi. Come prima cosa ho bisogno di una base leggermente colorata che mi dia coprenza e anche l'intensità per poi applicare le mie polvere e ottenere un risultato un po' più preciso e più intenso, più tridimensionale. Quindi a questo punto vado a prendere il matitone numero 14 e lo vado a sporcare sempre con il pennellino da precisione e vado a creare una sorta della V esterna nel mio occhio, quindi l'angolo esterno dell'occhio. Avendo creato questa V esterna con il mio matitone ottengo un risultato innanzitutto più tridimensionale e poi questa è una bellissima base perché la matita ha un potere adesivo perché ovviamente all'interno contiene degli oli e delle cere e quindi ci permetterà a far aderire le polvere molto molto facilmente, quindi non appena appoggeremo il pennello imbevuto di prodotto, quindi imbevuto di ombretto, ci rilascerà una giusta macchia di colore e in più dà una giusta tridimensionalità nella parte esterna dell'occhio. Vi do un piccolo suggerimento: una volta che arrivate a questo punto in realtà potete utilizzare qualsiasi tipologia di colore. Nel caso in cui utilizzate magari un classico marrone opaco otterrete un perfetto trucco da giorno. Oggi invece facciamo una versione molto più colorata perché vi farò vedere i nuovi ombretti della collezione Bellezza e quindi creeremo un look un pochino più interessante, un po' più vivace. Innanzitutto comincio dai colori più chiari, quindi vado a creare una sorta della scia formata dal colore intermedio e lo vado a fare con l'unione di queste due colorazioni, un color pesca opaco e un color banana opaco. Le vado a prelevare con un pennellino rotondo da sfumatura e le vado ad applicare nelle parti più chiare, quindi le sfumature esterne e poi nella parte interna della mia palpebra mobile. Questo passaggio mi aiuta alla creazione delle sfumature molto molto morbide perché una volta che andremo ad utilizzare in seguito i due colori più scuri e più intensi andranno ad unirsi alle colorazioni più chiare, quindi formeranno questa scia molto graduale di colore. Utilizzando solo la colorazione più chiara la vado ad appoggiare sulla parte iniziale della mia palpebra mobile. Sicuramente avrete notato che quando voglio ottenere le sfumature io quasi mi appoggio con il pennello e accarezzo il prodotto. Invece nel caso in cui voglio ottenere una colorazione un po' più decisa io vado a pressare il mio colore, quindi all'inizio per esempio dove mi serviva più luce nell'angolo interno del mio occhio ho pressato con il pennellino il colore opaco, il banana chiaro. Finalmente vado ad utilizzare il nuovo colore della collezione Bellezza, è il numero 18, è un giallo indiano, è davvero portabile perché rimane un colore abbastanza modesto, è quasi un giallo modesto, quindi andrà benissimo su qualsiasi carnagione, soprattutto andando in primavera e estate dove cominciamo ad essere leggermente baciate dal sole, è perfetto per mettere in risalto la nostra abbronzatura. Anche in questo caso andrò a pressare leggermente il colore per ottenere proprio la massima vivacità della mia cialdina.
Vi do un piccolo suggerimento: nel caso in cui volete utilizzare lo stesso pennello sia per applicare il colore che sfumarlo, possiamo fare questa cosa. Io di solito prelevo il colore soltanto con una parte del mio pennello, così nel caso in cui ho bisogno di riutilizzare lo stesso pennello per la sfumatura, posso semplicemente girarlo, avere la parte pulita per poter sfumare poi i contorni del mio colore. Vado a completare il mio trucco. La zona che mi resta da lavorare è quella esterna, quindi vado a utilizzare un colore marrone freddo opaco, sempre, che si sposerà perfettamente con l'opaco giallo che ho utilizzato prima. Come lo vado ad applicare? Anche qua vi svelo qualche segreto. Vado a prendere due pennellini, uno di precisione, quindi uno piatto, e andrò ad applicare il colore nella sua massima intensità. E poi mi aiuterò ad ottenere dei contorni molto sfumati utilizzando sempre lo stesso pennello rotondo che ho usato per formare l'intermedio all'inizio del mio trucco, e sfumerò quindi i contorni più decisi in modo tale da ottenere una scia sempre molto molto graduale del colore, e anche se avremo un trucco colorato non sarà mai volgare perché risulterà molto omogeneo e sfumato. Siccome il trucco è completamente opaco, voglio dargli un tocco di brillantezza, quindi vado a prendere il colore numero 01, che è un color champagne metallizzato, satinato, veramente bellissimo, e lo vado ad applicare nella parte dell'angolo interno del mio occhio. Avendo applicato il colore metallizzato appunto sulla parte iniziale della palpebra mobile, ci ha aiutato a rendere la sfumatura tra il bianco e il giallo ancora più graduale, ancora più soft. Come eyeliner vado ad utilizzare direttamente un ombretto nero opaco. Vado ad utilizzarlo sempre con un pennellino da precisione, perché voglio essere precisa appunto, e applicarlo nella linea delle ciglia superiori in modo tale che le rendo un pochino più folte e rendo questa linea un po' più visibile. Quindi vado a prendere un pennellino e lo sfumo in mezzo alle ciglia. Già così il nostro make up è completo, però possiamo renderlo un pochino più vivace, un po' più interessante, oppure per le ragazze che amano osare con il colore, aggiungendo la matita celeste della collezione Beleza e applicandola sulle ciglia, sulla linea delle ciglia inferiori. Nel caso in cui volete rimpicciolire il vostro occhio, se avete gli occhi rotondi, potete applicare la matita direttamente nella lima interna dell'occhio. Nel caso in cui invece volete lasciare lo sguardo più fresco e più libero, e quindi l'occhio più aperto, lo fate in questo modo, quindi applicandolo al di sotto della nostra lima interna dell'occhio. Vado ad applicare il mascara e vado ad utilizzare l'ultimo mascara uscito, che è il mascara LAM Look At Me, e lo vado ad applicare sulle ciglia superiori e inferiori. Nel caso in cui non vi piace l'effetto sulle ciglia inferiori, potete anche lasciare questo passaggio e applicarlo soltanto sopra. Vado ad utilizzare due prodotti nuovi che sono usciti insieme a questa collezione, quindi appunto i blush tanto attesi, il numero 02, che è un pesca rosato, quindi si sposa perfettamente con la maggioranza delle carnagioni, soprattutto nel periodo invernale, perché è un colore abbastanza chiaro. Ci sono altre tonalità che sono più scure, che andranno a valorizzare meglio la nostra pelle quando sarà abbronzata, e lo vado ad applicare anche con un pennello nuovo. È uscito un pennello molto fitto, leggermente angolato, il numero 11, con il quale posso applicare qualsiasi tipologia di prodotto. In realtà va benissimo per tutto il viso, nel senso che posso applicarci il fondotinta, la cipria, il blush, sfumare un pochettino il contouring nel caso lo vado a fare, e in questo caso lo vado ad utilizzare in combo con il blush. Vado a valorizzare leggermente il mio arco di Cupido sulle labbra e lo vado a fare sempre utilizzando il colore champagne metallizzato. Lo prelevo con un pennellino pulito da sfumatura e lo vado ad applicare appunto sulla parte esterna, quindi sull'arco di Cupido. Questo permetterà di avere le labbra un pochino più ridisegnate e un po' più voluminose. Insieme a questa collezione sono uscite anche due nuove tonalità di rossetto. In questo video ve ne svelo una, la prima. È un nude rosato pescato che si sposerà perfettamente sia con il blush ma anche con l'intero look che abbiamo creato sulla nostra modella. Lo vado ad applicare direttamente con il pennellino adatto per le labbra, quindi un pennellino da precisione, ed è un colore che è adatto veramente a moltissime carnagioni, quindi tutte le ragazze che cercano un colore nudo, però che abbia un pochino di
appunto colorazione all'interno e che non sia completamente nude marroncino, questo sarà perfetto. Non è né troppo rosa, quindi non troppo freddo, ma neanche troppo caldo, quindi neanche troppo pesca, per cui andrà benissimo davvero sia per le ragazze con un sottotono rosato che anche quelle con il sottotono giallo. Con questo il look è finito, spero che questa proposta vi sia piaciuta e ci vediamo con un nuovo video.